questo non si può avere, e ringraziamo il cielo. Gli si vuole bene perché è uno di noi, non è quello che si mette per aria, non è il Dux. Deve riprendere alle 2:30, alle 3, non voglio sequestrarvi perché c'ho già due processi per sequestro di persone, non ne vorrei un altro perché qua mi sequestro 300 in una volta, quindi rischio l'ergastolo. Solo due o tre riflessioni. Primo, che è motivo di orgoglio essere qua il 14 di settembre a 6 giorni da un appuntamento 20 settembre 2020, che se ciascuno di voi fa in questi 6 giorni quello che mi aspetto da voi, rimarrà scritto sui libri di storia della Regione Marche per i prossimi 50 anni. Perché dopo 50 anni si cambia, ecco, cambiare aria dopo 50 anni penso che sia anche sano, sia giusto. Non sarà un voto ideologico, sarà un voto molto concreto, perché quello per la Regione non è un voto, seppur importante ovviamente per l'Europa, per il Senato, per la Regione ti entra in casa, la Regione ti entra in negozio, ti entra in azienda, la Regione è quella che apre e chiude gli ospedali, la Regione è quella che fa o non rifà le strade. E devo dire che arrivare qua è un po' come il Camel Trophy, e chi fa azienda, chi fa impresa, chi fa commercio, artigianato, agricoltura da queste parti vale doppio, perché ci mette il doppio del tempo. Oggi l'ho provate tutte, passaggi a livello, strade interrotte, deviazioni. Quindi un impegno che ci prendiamo come Lega della Regione Marche è tornare a investire sulle infrastrutture di questa provincia e di questa regione, perché se non riesci a viaggiare, se non riesci a muoverti. Quindi vi chiedo in questi 6 giorni di essere molto concreti, lasciamo perdere i sondaggi, perché l'unico rischio che non dobbiamo correre è quello di sederci, perché è vero che tutti i sondaggi dicono ha già vinto, la Lega ha già vinto, centrodestra ha già vinto, la Lega è il primo partito, però qual è il rischio? Che se tutti pensano abbiamo già vinto, allora io il 20 non vado a votare, tanto abbiamo già vinto, vota mio cugino. Poi tuo cugino, che pensa di aver già vinto, non va a votare perché va a votare il cugino del cugino, e a furia di aspettare cugini ci ritroviamo alla sinistra per altri 50 anni. Quindi voto per voto, casa per casa, testa per testa, il nostro avversario non si chiama Mangialardi, non si chiama PD perché non ci credono neanche loro, il nostro ultimo e unico avversario è l'astensione, è la rabbia. Sono quelle mamme che si sono sentite dire oggi al TG1 la scuola è aperta, funziona, è tutto a posto, invece sono a casa anche nelle Marche perché mancano gli insegnanti, mancano le aule, mancano le mascherine, mancano i supplenti, manca tutto. E io vi chiedo di entrare in queste teste, in questi cuori, perché veramente poi ci saranno 5 anni di lavoro bello nelle Marche per occuparsi di sanità, per occuparsi di disabilità, per occuparsi di sostegno alle imprese, ma sostegno vero. Pensate che Regione Marche, basterebbe questo dato, su 20 regioni italiane per tempi di pagamento alle aziende agricole, Regione Marche è 20esima, cioè 20esima su 20. Voglio dire, ci vuole non solo incapacità, ma anche una certa fantasia per arrivare ultima fra gli ultimi. Questo è un territorio che oltre che sull'artigianato, sul commercio, sull'industria, vive anche sul bello, sui frutti della sua terra e del suo mare. Quindi tornare a mettere avanti il diritto alla salute per tutti, il diritto al lavoro per tutti. Siamo in quanti? 200, 300 oggi, quanti siamo qua dentro? 300, non lo diciamo se no c'è il resto, siamo un po', c'è un assembramento, diciamo che ai pranzi del PD non corrono rischi di assembramento. Stanno lontane di loro, quindi non c'è, però ragazzi, sorrisi, e poi però giorno per giorno, se siamo in 300 e ciascuno di voi, non i miracoli, ma porta un indeciso e un astenuto al giorno a scegliere il simbolo della Lega, 6 per 3, 18, 1800 persone,
e quindi uno per uno, mattoncino per mattoncino. Quindi chiedo questo a voi, ai candidati, ai non candidati, ai parenti dei candidati, ai candidati sindaci, ai candidati consiglieri, questi 6 giorni sono i più belli, i più impegnativi. Pensate che il 10% della gente, secondo le ricerche, decide chi votare il sabato e la domenica del voto, il 10%. Quindi sarà importante avere rappresentanti di lista, perché qua c'è gente informata, appassionata, ma c'è chi va a votare in base alla simpatia di quello che trova fuori da messa la domenica mattina, di quello che trova al bar. Quindi è fondamentale avere rappresentanti di lista sorridenti, dialoganti con il simbolo della Lega la domenica e il lunedì ai seggi, perché la campagna elettorale non finisce venerdì sera, la campagna elettorale va avanti il sabato pomeriggio alla partita di calcetto del figliolo, la campagna elettorale va avanti la domenica mattina fuori di chiesa quando c'è qualcuno che dice ma io voto il PD perché quelli della Lega sono cattivi. Quelli della Lega sono così cattivi che noi con le nostre politiche sull'immigrazione abbiamo più che dimezzato i morti e dispersi sul fondo del Mar Mediterraneo. E poi Macerata ha sofferto di delinquenza, di omicidi. Macerata non può essere ricordata in Italia per quella povera ragazza che è stata massacrata da gente che non merita di stare. Quindi in bocca al lupo al candidato sindaco che faceva tranquillamente il dirigente, l'imprenditore, invece si è messo a disposizione della sua comunità e lo ringrazio, fatemi un applauso, sarà una bellissima avventura. E ci saremo come promesso. E poi ragazzi, 6 giorni, quindi mattoncino su mattoncino. Io stamattina, ieri sera ero a Foggia, questa mattina eravamo a Chieti, poi siamo passati a salutare ad Ascoli, poi siamo andati in azienda alla Lube, poi qua, poi Iesi, poi Urbino, poi stasera vado a dormire a Comacchio perché domani c'è l'Emilia, c'è il Veneto, mercoledì la Lombardia, il Piemonte, la Valle d'Aosta, giovedì la Liguria, venerdì chiudo in Toscana perché Marche e Toscane sono due anime gemelle che da 50 anni sono sempre governate alla sinistra e io incrocio le dita. Io invito i candidati e i militanti a in questi 6 giorni usare il sorriso, perché di là cosa gli rimane? La provocazione. Io lo vedo nelle piazze, di là ti rimane il fischio, l'insulto, il lancio di bottiglie, il lancio di pomodori. Non avevo mai provato in 47 anni ad avere una tizia che mi si aggrappa al collo, mi strappa la camicia, mi strappa il rosario. Non si finisce mai di imparare, perché è episodio chiuso. Adesso mi hanno girato, pensate che poi noi, secondo qualcuno, noi siamo i cattivi e loro sono più buoni. C'è un candidato del PD alle comunali di Venaria, che è un grosso comune alle porte di Torino, che ha messo sul suo profilo social, sorridendo con un bicchiere di vino, Salvini appeso. Cioè, come... E tu cosa gli puoi rispondere a uno così? Sta provando a farci saltare i nervi, le usano tutte per farci saltare i nervi, più questi schiumano rabbia, più io rispondo con un sorriso, con l'impegno, con la voglia, con la passione, con l'impegno, con la presenza. Quindi... in bocca al lupo, perché ormai le televisioni dicono quello che vogliono, i giornali, mi hanno detto che un servizio del TG1 oggi di ora di pranzo, che poi quando racconti le palle, sortisci l'effetto contrario, perché la gente che è a casa dice ma questi li stanno prendendo in giro. Secondo il TG1 la scuola italiana è ripartita in perfetta efficienza, e non c'è problema, ci sono tutti gli insegnanti, ci sono tutte le aule, ci sono tutti gli insegnanti, ma non puoi dire che oggi è venerdì, ma qualcuno a sinistra, pur di dire che noi abbiamo torto, sarebbe pronto a sostenere che oggi non è lunedì, perché lo dice Salvini che è un fascista. Oggi è quasi martedì, ma è quasi domenica anche, però l'importante è che non sia lunedì. Noi teniamo i piedi ben piantati per terra, questa è una terra laboriosa, produttiva, accogliente, generosa, però anche l'accoglienza, lo dice anche il Santo Padre, chiede delle regole, dei limiti, perché se ho 10 case popolari e prometto quelle 10 case popolari a 100 immigrati, non faccio un'opera buona, porto il caos a Macerata e nelle Marche.
Quindi l'immigrazione deve essere controllata. Io, per aver sostenuto questo principio, vado a processo, peraltro un'altra cosa che mi mancava nella vita come esperienza, vado a processo sabato 3 ottobre al Tribunale di Catania. Poi dicono che la giustizia italiana non funziona, i giudici non lavorano, a Catania lavorano il sabato mattina per fare il processo. Quindi vuol dire che sono assolutamente tempestivi, però dai, io la prendo col sorriso, e a quel giudice, quando mi chiederà ma lei si dichiara colpevole innocente di sequestro di persona aggravato e continuato anche a danni di minori, pena prevista al codice penale 15 anni di galera, io mi dichiarerò serenamente, orgogliosamente, tranquillamente colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. Se questo popolo marchigiano in cammino, che non si ferma e non si fa impaurire da niente e da nessuno, elegge il buon Paccaroli come sindaco e manda la Lega a governare la Regione Marche, io vi do la mia parola che non mi fermo fino a che non torno a Pollenza da Presidente del Consiglio. Un buon lupo e buona settimana di campagna elettorale a tutti. Grazie di cuore. Grazie di cuore. E adesso mi mangio un po' di carne e poi dopo qualche minuto fuori per fare le foto più che volentieri, però meno tempo si sta chiusi in questi 6 giorni fra di noi, meglio è, ognuno con la sua mazzetta di volantini, di adesivi, mazzetta nuova, ma resta, ognuno col suo plico, col suo plico di volantini, e andiamo a inondare di entusiasmo Macerata e tutte le marche. Grazie a tutti.